Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Sid Meier's Civilization 7 con Ludovico di Baviera, Germania. Nello scorso episodio abbiamo fondato Treviri, Berlino, abbiamo conquistato con la lealtà Passau ed Augsburg, che avevano dei nomi svedesi, ma gli svedesi stanno facendo una brutta fine, e adesso siamo nel bel mezzo di una guerra religiosa per evitare che il cattolicesimo dei brasiliani si riversi nelle nostre terre. Guardate quante unità di, come si chiamano, missionari stanno mandando. Io ovviamente non ci sto, cerco di attaccare il più possibile le unità, ma loro ne hanno davvero tante, e se voglio comprare un altro apostolo mi servono 420 punti di fede. La cosa si sta facendo un pochino complicata. Farò sicuramente un altro apostolo e cercherò di sconfiggerli. Se questo apostolo avesse forza di combattimento teologica, probabilmente mi risolverebbe non pochi problemi. Vediamo se abbiamo fortuna. Emissario, siamo sovrani di Kumasi, cerchiamo di diventare sovrani di Kandy, giusto perché è una città religiosa che potrebbe darci una mano, però non so se avrò la fortuna. Vediamo. Poi andiamo a fare taglio della legna qui a Passau. Vediamo come si muove. Suppongo che nella tua concezione i quadri vadano abbinati al colore del divano. Questo mi fa molto male, perché mi tratti così? Va bene, riportiamo le nostre unità a curarci. E io qui dovrei chiedere ai galli di darmi un diritto di passaggio. Quanto mi costa? Una tantum 9. Gli svedesi hanno chiesto 1 euro. Perché tu me li chiedi 9, scusa? L'inflazione sarà quella. Posso acquistare capolavori? Non me li venderebbe nessuno, va bene. Farò completato a Magdeburg. Era ora. Facciamo un bel mausoleo di Alicarnasso qui, perché voglio che tutta questa zona diventi comoda dal punto di vista del mare. E se faccio l'Alicarnasso qui, poi dovrei fare un distretto. Vedremo dove farò il distretto, però iniziamo a fare il mausoleo a Magdeburg. E poi dovrei iniziare a comprare queste caselle che danno le tartarughe. Le compro perché il gioco è stupido e non ci arriva da solo, va bene. Il distretto Hansa non è stato un caso, abbiamo fondato la nostra prima Hansa, adesso qui chop chop e faremo molto presto la seconda, e qui continuiamo ad esplorare. Ok, qualcuno mi offrirebbe il sal nitro, vuol dire che la tecnologia militare dei nostri vicini purtroppo sta andando meglio di quanto pensassi. Acquisgrana mi fai subito... No, ti prego, non dirmi che non posso fare l'acquedotto qui, perché c'è anche il segnetto... Deve stare adiacente a un centro cittadino e a un fiume, lago, os di montagna. È adiacente, perché? Perché qui sì e qui no? E ho appena fatto un grosso errore di progettazione dell'ANSA. Capite che la cosa un pochino mi dà fastidio, però ho messo vicino l'ANSA allo snodo commerciale, ma adesso non posso fare l'acquedotto. Questo è un grosso errore da parte mia e dovrò rimediare, ma non si può rimediare in questo caso. Facciamo un costruttore. È un peccato, è così. Errore mio, ragazzi. Non sono perfetto, sono terribile in questo gioco. Sono uno dei peggiori. Augsburg. Mulino d'acqua. Runs anche qua. Acquedotto. Acquedotto. E poi facciamo l'ansa qua. Mi piace di più. Guardate come il cattolicesimo praticamente sta sciamando ovunque. Emergenza respinta. Noi qui non dobbiamo far altro che curarci e poi cercare di andare di nuovo a riconvertire le nostre città. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Wow! Allora, Monaco adesso può fare soltanto un acquedotto, il che mi farebbe molto piacere. Che se...
se riuscissi a fare qui l'ansa e l'acquedotto altrove non mi farebbe schifo. Facciamo un costruttore. Ah no, l'ho appena finito. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Un commerciante. Qui abbiamo completato le mura a Treviri. Sarebbe stato davvero bello avere la casella che volevo, ma nulla di tutto ciò. Dobbiamo ancora aspettare, allora facciamo anche in questo caso... Finanza. No, anche in questo caso facciamo un costruttore, 15 turni, aiuto. Passavo fa una miniera. Abbiamo un campo, abbiamo completamente esplorato il nostro continente. Monaco mi può acquistare un apostolo fra due turni, porca miseria. No, un turno, perché è uno più 20,9, bene. Ansa completata, andiamo subito a fare una bottega. E qui lavoriamo il ferro, grazie Dio. La città diventerà ultra produttiva, però non cresce moltissimo a cibo. Cioè tutti i mercanti saranno mercanti interni che portano cibo a Monaco adesso. Ci sono persone molto oneste che pensano... Fiere medievali. Servitù della greve la teniamo, pianificazione urbana momentaneamente la teniamo. Confederazione mercantile al posto di tanti emissari per un po' di oro in più. A te dico semplicemente esplora in automatico, vai dove ti porta il cuore. Che te devo dire? Stallo. Stallo, capite? Stallo contro questi brutti bambini di 4 anni che vogliono... Voglio dirti la mia religione? No, perché sono dei missionari, non sono così potenti. Andiamo a vedere i prossimi progressi civici, perché mi piacerebbe arrivare il più in fretta possibile alla Repubblica Mercantile. Titolo governatore, Pingala, adesso raddoppia i grandi personaggi, adesso lo deve fare, e andiamo al turno successivo. Tra la staffa e il... Ok, intanto passavo alle sue miniere e ha fatto quello che doveva. Vediamo che tipo di promozione ho a disposizione. Niente, niente che potenzia la forza. Ok, qui sgrana. Fammi un luogo santo. È il momento di pompare un po' la nostra... Che tra l'altro è il cattolicesimo qui. Facciamo la bottega. Costruttore completato ad Heidelberg. Abbiamo la piazza del teatro. Andiamo a fare l'ansa per la produzione, dove abbiamo un bel più 3 praticamente ovunque. E qui le due miniere. Ogni cosa ha un... Stanno convertendo tutto queste bestie. Poi io teoricamente posso riconvertire, per carità, però mi dà un fastidio. Monaco Passau già esiste? Beh, Monaco Candy però 10 oro, 6 cultura e una... no, beh, questa rotta la facciamo e come? Benissimo. Monaco qui può però prendere una fattoria. Qui lavoriamo al gesso. E ad Aquisgrana dobbiamo tornare a casa a curarci, perché sennò non ce la facciamo. Ho fatto un errore. Continuiamo a fare il shopping a Passau. Galè. Guardate che a livello di cultura al momento sono il primo tra quelli che conosco. A livello di scienza questo fa 236, io 39. Sono rimasto un pochino indietro, forse. Oh, l'ansa qui mi darebbe veramente delle soddisfazioni. E a questo punto... Perché piazza del teatro? Eliminala qua. E a questo punto la facciamo. Più 4 è ottimo. A Monaco.
Heidelberg viene convertito, cioè si tenta di convertire Heidelberg. Vittoria schiacciante, sì, però, non è che lo schiaccia così potentemente, no? Ok. I nuovi stati costruiti da questo giocatore agiscono come bombe culturali, i duplicati forniscono più attrattiva. Allora, prendiamo il duplicato di gesso, se possibile, e lo votiamo. E i nuovi distretti culturali, voto Pedro che voterà se stesso ed è abbastanza forte, vediamo. Pedro ha vinto per le bombe e il caffè ha vinto. Però abbiamo fatto un punto di vittoria diplomatica, praticamente. Ok, passavo, ho fatto anche la bottega. Quindi un granaio perché le abitazioni sono bassissime. Non l'ho ucciso, maledizione. E quindi il prossimo turno lui darà un boost e svanirà e io non sono riuscito a combinare una mazza, ok. Quindi niente, dobbiamo convertirle queste città, c'è poco da fare. Che rabbia totale. Devo fare una crociata e praticamente convertirli. Quindi vuol dire bruciare un apostolo. Tra un marinaio e l'eternità, l'arme mercenarie nella... Ok, costruzione navale ce l'abbiamo. Controforte. Allora, questo ne ha 5. Lancia l'inquisizione, non so quanto duri. Evangelizza la credenza, no. Diffondiamo la religione a Magdeburg. Andiamo a curarci qua. Grano e poi mucche. E abbiamo un nuovo scrittore, lo ingaggiamo. Fatta lanza, qui servirebbe la bottega. Non riesco a fare nessuna grande meraviglia a Monaco, questo è il problema per adesso. Quindi facciamo un bel festival del teatro e andiamo a mettere i libri di Libai a Magdeburg. Abbiamo il porto, facciamo un bel faro. E qui l'emissario lo portiamo a Candy. Ok, passavo, inizio a fare un campus, visto che qui ci sono le montagne, lo mettiamo qui in mezzo alla foresta. Qui quanti punti abbiamo? 4, andiamo, passavo a convertire. Dolcemente agito. Benissimo. Potrei fare un missionario. Probabilmente è la cosa migliore da fare per convertire, anziché usare i grandi gli apostoli. Adesso questo lo conciamo per le feste quando entra. Ottimo! Andiamo a curare Augsburg. Allora, tu vai a Passau. Entri qui a curarti. Heidelberg, puoi lavorare a un campus? Sì. E una città sta perdendo lealtà, ma in 705 punti turni, quindi dai, dai, stiamo a parlare. Ecco che tornano. Maledetti! Maledetti! Missionario su tortuga, fiamme meteorico, addirittura.
Diamo un'occhiata se le offerte veloci ci permettono di guadagnare qualcosa. No, niente di particolarmente utile. O di troppo utile. Qui abbiamo la bottega. Facciamo la piazza del teatro di Aquisgrana vicino a casa. E qui abbiamo un acquedotto. Ad Augsburg. Lanza, gliela mettiamo accanto in modo da fare un bel più 5. Bene così. Bene così. Brasile qui sta perdendo. Ok, fermi tutti. No, 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 che cos'è questo? Che palle però. Assurdo. L'epoca medievale finisce fra 2 turni. Noi abbiamo 56 punti su 65, non entreremo in età dell'oro. Monaco può comprare un costruttore. Mulini ad acqua, il faro a Berlino vale 10. Ok, che cosa mi potrebbe servire in questo momento per velocizzare le cose? Ancora un costruttore, così fra 2 turni poi togliamo definitivamente il feudalesimo. Qui potrei fare perdendo denaro, perdendo cibo, scusate, potrei fare una diga che mi potenzia. Ok, siamo riusciti a riconvertire Passau adesso. Va bene. Qui aggiustiamo il riso ad Augsburg. Quando sbarca gli facciamo il culetto a strisce. Ok. Qui facciamo fattorie ovunque dove si può. Ok, è sbarcato. Inondazione millenaria? Addirittura? Siamo entrati nel Rinascimento, ok. Abbiamo la tecnologia, ragazzi, dei Baluba, e sta cosa la dobbiamo modificare. Andiamo a prendere adesso la Repubblica Mercantile e mettiamo uno slot militare. Facciamo lo sconto, per il momento, lo sconto alle unità. Togliamo la servitù della gleba, mettiamo le scritture. Confederazione. I governatori danno più due alle loro città. Eredità repubblicana, tutte le città con un distretto ricevono abitazione ed attrattiva, molto meglio dei più 2 punti ai grandi scrittori, perché comunque poi lì ce li abbiamo e li gestiamo benino, dai. Augsburg si ribella fra 14 turni. Niente, è ora di metterci un governatore. Io ho proprio qua Magnus che fa il caso nostro. E scegliamo una dedizione che sarà Ixunt Dracones, perché adesso voglio esplorare. Allora, dicevamo, bonus di accerchiamento, così abbiamo la vittoria schiacciante. E finalmente il cattolicesimo se ne va un po' dalle nostre città. Dico un po' perché... un po'. Ad esempio, Aquisgrana è rimasta, cosa che mi dà un fastidio atroce, ma è la vita. Ok. Ricerca. Cartografia per esplorare. Tradizione navale va bene. Turno successivo. Una marina potente non è una provocazione alla guerra, ma la più... Pubblica amministrazione. Voi andate a curarvi sempre al tempio. Perfetto. E prendiamo Candy a livello 6. Ah, abbiamo perduto la città-stato di Kumasa. Emergenza, Biorix ha catturato Kumasi, non me ne frega nulla.
Ecco perché l'abbiamo persa, perché ce l'hanno distrutta, i galli. Non me ne frega nulla. Volevo fare una fattoria, ho fatto una miniera? Ok. Comunque adesso la forza e la pressione alla religione è buona perché qui sgrana. In teoria si converte. Fra 230 turni, ma si converte. Ok, no, la convertiremo noi. Ok, Treviri ha il suo costruttore. Io a sto punto però acquisto la casella in cui voglio fare il porto. Potrei vendere. Vediamo se qualcuno mi compra il ferro. No. I voti sì. Il gesso. Ok. Ne vendiamo 20 e vediamo che cosa succede. I galli sono sempre migliori in queste cose. Piazza del Teatro. Allora, iniziamo a fare un anfiteatro da qui sgrana. E la andiamo a convertire. Questo evangelizza la credenza. Questo aspetta un turno. E adesso purtroppo l'etica del lavoro non esiste più. Peccato, però è la vita. Mosche. Uno di fusione religiosa per missionari apostoli. Non è male. No, non è male per la vittoria religiosa, ma in realtà non mi serve per quella culturale. Cattedrali perché possiamo mettere l'arte religiosa. Le unità militari hanno più 10 la forza di combattimento vicino alle città straniere che prendono questa religione. Acquisto missionari apostoli costa 30% in meno, questo ordine sacro. Ok. Perfetto. Andiamo avanti. Kotuk Inn è stato costruito. Sono tutte carte e mo. E adesso abbiamo Magnus qui, ok, Augsburg, mi prendi immediatamente la piazza del teatro, me la metti, dove mettiamo? Allora, abbiamo già l'ansa, metti qua, in mezzo a questi altri due distrettini. E iniziamo a fare così. Ah, diritto divino, Mont Saint-Michel, era questo che stavo aspettando da un po' di tempo. Cappello del Grande Maestro. Allora, possiamo acquistare casali in cambio di fede, sblocca la rete mercantile, più fede. Andiamo a fare le mura antiche, Monaco. Utili. Ok. Compriamo un apostolo. Non tutti quelli che Ok, vagano. adesso posso fare le caravelle. Dammi la navetta. Mettila qua, caravellala. E tu puoi vedere. Vediamo che promozione ha. Ottiene tre diffusioni extra se c'è una meraviglia naturale o elimina le religioni preesistenti. Io direi facciamo di eliminare le preesistenti e andiamo veloci sui castelli. Campus, biblioteca. Qua. Avanti. E posso evangelizzare la credenza? Sì, lo evangelizzo con lui visto che questo è più forte. Ok, evangelizza. Ok, adesso posso scegliere il tipo di struttura della cattedrale, confermiamo. Completate le mura, facciamo la cattedrale, che mi dà anche lo slot di arte sacra.
E adesso vado ad Augsburg a convertire. Qui abbiamo una bella biblioteca. Che spettacolo, Passau. Fai una piazza del teatro. E tu, amica mia, vai e conquista il mondo. Vai alla ricerca di nuovi confini. Amicizia, dai. Guardate, guardate i galli quanto sono espansi. E guardate quanto territorio non hanno ancora neanche colonizzato. Assurda sta cosa. Assurda. Abbiamo trovato un'isola? Ah, questa la colonizziamo. Questa la colonizziamo assolutamente. Faro completato, fai un bel granaio. Compreremo anche il builder per le tartarughe. Concludo menzionando... Allora, il diritto divino non lo voglio usare, però Mont Saint-Michel è una cosa che dovrei fare. Mont Saint-Michel deve essere costruito su palude o terreni allagati, che io non ho. Merda. Merda. Perché adesso dove lo faccio? Mont Saint-Michel? Avevo una palude e l'ho eliminata. Ne avevo una. Ne avevo una di palude. No, 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 no. Ah, aspetta, questi sono terreni allagati. Augsburg ha i terreni allagati. Ok? Vediamo le pianure. Heidelberg ai terreni allagati. Beh, questa è bellissima. La facciamo da Heidelberg allora. Perfetto. Nuovo sistema di governo, lo lasciamo perdere. E noi continuiamo ad esplorare la ricerca di altre civiltà perdute e altri continenti. Guarda qua! Apostolo! Siamo apostolo allora. Avanti! Guarda, guarda che entra nel mio territorio. Quasi quasi gli chiedo se può smetterla, visto che siamo amici, di convertire. Dice, rispetto le tue... Rispetto vuol dire che allora lo fa? Vediamo. Vediamo. Giagia Varmangia. È un onore incontrarti, Giagia. Allora, vediamo un po' questa civiltà religiosa. Vediamo che cosa ci può regalare di bello. Cazzo. Vediamo che offerta veloce accetta. Il gesso sicuramente. Vediamo se gli vendo dei punti di diplomazia. Mi paga 4 per turno. Come la svedese. Ok. Va bene. Aquisgrana ha fatto l'anfiteatro. Lavoriamo al campus. Lo mettiamo sempre nelle vicinanze di altri distretti. Ok, qui lavoriamo la miniera. È uscito? È uscito davvero? Ok, forse ha accettato veramente e non ci rompere più le scatole, forse. Allora, Heidelberg ha fatto la biblioteca. Dove sta Mont Saint-Michel? Allora, lo mettiamo qui. 41 punticini. Vabbè, dobbiamo lavorare, ragazzi, alla produzione qui ad Heidelberg. Magari un costruttore che migliora le foreste potrebbe già dare una mano. Intanto Monaco, Passau, questo 2-2 mi interessa adesso un po' meno. Vediamo tutte le rotte che mi danno produzione. Portiamo ad Heidelberg questa rotta e la sfruttiamo così. Allora, tu rimani fermo, perché se questi iniziano a rompere le balle li dobbiamo attaccare. Completata la cattedrale.
Unisce due turismo alla conservazione, ok. Colono a Monaco. Vediamo se troviamo altre civiltà. Beh, il continente l'abbiamo trovato, quindi adesso è soltanto, Giurisprudenza interviene. insomma, questione di dettagli. Dov'è che abbiamo il Salnitro? Ad Augsburg, sotto Augsburg, se ho capito bene. Allora, rotte per produzione, Aquisgrana, Monaco. Allora facciamo così. La rotta Heidelberg Monaco migliorerà la costruzione del Monte Saint-Michel. Qui la piazza del teatro mi va a fare adesso l'anfiteatro. E poi la bottega che mi sono un po' dimenticato. Ok. Non ci si può mettere lì ad. Esercito professionista da scontare? No. Prendiamo gli artigiani che raddoppia il bonus vicinanza ai distretti industriali. Le scritture adesso ci servono decisamente meno. Potrei prendere l'architettura gotica che mi migliora la velocità con la quale costruisco le meraviglie. Più punti per le città-stato. E ci vediamo alla prossima. Un saluto.